Buonasera, sono Anna Chiara Gazzola, vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con il Liceo Respighi. Questo Open Friday vi presenteremo l'indirizzo scientifico e vi ricordo che potete sempre interagire con noi attraverso la chat di YouTube, leggeremo le varie domande e risponderemo a conclusione di questo intervento. Come vedete abbiamo ancora tre appuntamenti, quindi dopo oggi vi do appuntamento l'11 dicembre con la presentazione dell'opzione scienze applicate e il 18 dicembre con l'indirizzo sportivo. Ora passo subito la parola alla professoressa Emanuela Sindaco, che è la coordinatrice dell'indirizzo scientifico e anche una insegnante di lettere latino del nostro liceo. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione dell'indirizzo scientifico del Liceo Respighi. L'indirizzo scientifico del Liceo Respighi è l'indirizzo originario, costitutivo del Liceo Respighi stesso e mi piace chiamarlo indirizzo il percorso classico. È un percorso che ha formato in tanti anni generazioni di professionisti più o meno giovani. E come ogni classico, è ancora molto attuale, fortemente attuale, capace ancora di dire e di dare tanto in termini di opportunità per i nostri ragazzi. Ho messo come immagine l'immagine dell'aula di disegno della scuola, è la vecchia aula di disegno della scuola che è ancora usata dai nostri ragazzi. È chiaro che i ragazzi ormai disegnano con app eccetera, però ha sempre un certo fascino vedere questa vecchia aula con le finestre, con queste vetrate luminosissime, perché l'indirizzo scientifico della nostra scuola è un indirizzo che ha questa particolarità, è saldamente ancorato al passato, che apprezza, sicuramente non rinnega, ma è anche dinamicamente proteso verso il futuro. Ha una specificità, oltre a questa, diciamo, doppia visione, ha la specificità di vedere un perfetto equilibrio tra l'ambito scientifico e l'ambito umanistico. Questo rappresenta ancora il punto di forza di questo indirizzo, perché più che mai in questo periodo consente la formazione integrale della persona, dei nostri ragazzi, e consente ai ragazzi di acquisire quella consapevolezza della complessità del presente, ma anche consente ai ragazzi di acquisire le competenze giuste per vivere le sfide del presente e del futuro. Perché scegliere ancora oggi il liceo scientifico puro? Perché appunto c'è un'articolazione molto equilibrata tra ore destinate alle discipline umanistiche e alle discipline scientifiche. Se entriamo nel dettaglio del quadro orario, vediamo che per lingua e letteratura italiana ci sono 4 ore settimanali per 5 anni, a cui si affiancano per l'ambito umanistico 3 ore di lingua e letteratura straniera per 5 anni a settimana, quindi 3 ore a settimana, 3 ore di lingua e cultura latina che vanno dal primo all'ultimo anno e geostoria ai primi 2 anni, al biennio, con 3 ore settimanali. Al triennio, quindi, geostoria viene sostituita da 2 ore settimanali di storia e 3 ore di filosofia. Quindi tutta la prima parte del piano orario è dedicata fortemente incentrata sulle materie umanistiche. Ma non è da meno la parte assolutamente matematico-scientifica. Ci sono 5 ore a settimana nei primi 2 anni, al biennio, quando c'è bisogno di impostare il metodo matematico-scientifico, che poi diventano 4 ore al triennio. Fisica invece per i primi 2 anni prevede 2 ore settimanali, che poi aumentano, quindi c'è, diciamo, l'ora di matematica iniziale, quindi l'ora persa va su fisica, diventano 3 ore di fisica al triennio, anche perché è cambiato l'esame, la prova di matematica dell'esame di Stato e prevede una forte integrazione fra le due materie. Scienze naturali anche sono 2 ore settimanali al biennio, che diventano 3 al triennio, e così anche disegno e storia dell'arte, scienze motorie e religione.
A questo quadro orario perfettamente bilanciato si uniscono nella nostra scuola delle ore di potenziamento, sempre dell'area matematico-fisica, costituite da 2 ore aggiuntive per tutte quante le classi. In più, coloro che si iscrivono all'indirizzo scientifico possono, anzi al biennio devono, scegliere anche dei laboratori opzionali che permettono la personalizzazione del proprio piano di studi. E quindi si possono scegliere laboratori opzionali di diverso genere, coding, robotica, astronomia, digital skills, fitness e lifestyle. Quindi il percorso dei ragazzi del biennio può essere assolutamente personalizzato attraverso la scelta di laboratori opzionali vari. Qualcuno di questi laboratori poi può continuare anche al triennio in qualche caso. In più, sempre per supportare le esigenze di studio dei ragazzi, da diversi anni nel nostro istituto al pomeriggio sono attivi degli sportelli di studio pomeridiano, di sostegno allo studio pomeridiano in tutte le discipline, tenuti questi sportelli da insegnanti della scuola. Nel triennio poi varie sono le offerte relative ai percorsi di PCTO, cioè di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi dell'indirizzo scientifico apprezzano molto il percorso di orientamento nell'ambito delle professioni medico-sanitarie e quello di preparazione ai test universitari. Quindi si tratta di un percorso molto vario che permette di sviluppare e di affinare gli interessi diversificati degli alunni. Non sarò da sola a presentarvi e illustrarvi questo percorso perché mi faccio aiutare da degli alunni. E a questo punto chiamerei Tommaso. Buongiorno a tutti, sono Tommaso Scotti e frequento la terza A del liceo scientifico. Io ho scelto questo liceo per le mie passioni e una mia dote nella matematica, nella fisica e nella chimica. Ma l'ho scelto anche perché io non volevo abbandonare le materie umanistiche, che già mi iniziavano ad appassionare alle medie. Infatti io vado in terza e nonostante abbia imparato molto nelle materie scientifiche, io faccio sia arte, italiano, latino e storia. E da quest'anno, con anche l'aggiunta in filosofia, mi sono appassionato sempre di più alle materie umanistiche, quindi penso che questo indirizzo sia quello che possa equilibrare al meglio sia le materie scientifiche che quelle umanistiche. Poi ci tenevo a precisare che nonostante le numerose materie di studio, questo indirizzo prevede anche diverse attività sia curricolari che extracurricolari. Per esempio io come attività extracurricolari ho fatto i giochi della Bocconi e i giochi Kangaroo, sono entrambi giochi matematici a cui abbiamo partecipato singolarmente e poi siamo per la fase provinciale li abbiamo svolti qua al liceo e infine per la fase finale siamo anche andati a Milano. E invece come attività curricolari abbiamo fatto i rally di matematica, che è una gara a squadre che abbiamo svolto assieme io e la mia classe durante l'ora di matematica. E poi, dato che non sono un ragazzo che si ferma solamente allo studio, ma sono anche un ragazzo molto appassionato di sport, ho partecipato sia alle giornate sulla neve a Sestrer, ma anche alla scuola di vela a Caprera, che secondo me anche queste due sono state esperienze molto formative. Grazie Tommaso. Infatti, perché scegliere il liceo scientifico Respighi? Perché assicura un'ottima preparazione in matematica e fisica, i risultati dei test INVALSI dell'indirizzo scientifico lo dimostrano, che consente, quindi questa preparazione in matematica e fisica ottima, agli studenti di approfondire non solo i processi del pensiero matematico, ma di seguire anche lo sviluppo della ricerca tecnico-scientifica. Il nostro liceo collabora con numerose università, con enti di ricerca nazionali e internazionali, con i musei della scienza e questa è una fotografia di un viaggio compiuto da un gruppo di nostri studenti al CERN di Ginevra. In realtà nella fotografia c'era anche il professor Tenchini, che è un ex respighiano, che li ha guidati in questo viaggio esplorativo del CERN.
Poi per esempio c'è anche, è importante il nostro liceo perché promuove negli studenti il costante esercizio di capacità analitiche, sintetiche, critiche, ma anche creative e progettuali. Questo per esempio è un articolo comparso sulla Libertà a conclusione di un laboratorio teatrale, perché la scuola da 3 anni ha attivato un laboratorio pomeridiano di teatro in collaborazione col Teatro Giocovita. Quindi il gruppo di ragazzi che partecipa è un gruppo prevalentemente costituito da studenti dell'indirizzo scientifico, ha studiato approfonditamente delle opere di Shakespeare, 4 opere di Shakespeare, poi ha fatto una selezione e alla fine ha scelto di mettere in scena Il mercante di Venezia. Quindi c'è stata una attualizzazione e la comprensione molto approfondita di questo testo. Vediamo un po', magari c'è anche Emma, c'è Martina che ci aiuta a capire qualcosa in più di queste attività laboratoriali e progettuali. Allora, quando ero in terza media avevo deciso di fare lo scientifico perché mi ero sempre ritenuta più portata per questo ambito e effettivamente durante gli anni del liceo queste mie abilità, diciamo, si sono confermate, in quanto tutte le materie scientifiche sono ancora una mia passione e trovo che si adattino bene al mio modo di ragionare. In realtà la decisione di fare un indirizzo così incentrato anche sulla parte più umanistica era stata totalmente istintiva, in quanto allora non capissi ancora la bellezza e anche l'importanza di queste materie. È stato solamente più avanti, soprattutto dalla terza, quando abbiamo iniziato a studiare letteratura più seriamente e filosofia, che ho compreso quanto tutti questi temi, tutti i temi trattati nelle materie umanistiche siano importanti e abbiano peso su di noi come individui, quindi su di noi al di fuori anche del semplice ambiente scolastico. Infatti trovo che mi abbiano aiutata molto ad imparare ad analizzare le situazioni da più punti di vista possibili e sicuramente anche a ragionare in modo da comprendere più coscientemente il mio punto di vista. E il mio punto di vista e le mie idee. Inoltre sicuramente mi hanno anche aiutata a raggiungere un tipo di sensibilità diversa su certi temi e ovviamente ad apprezzare il nostro patrimonio artistico e anche a capire quanto tutti gli aspetti della cultura siano in realtà collegati tra loro. Per esempio quest'estate ho letto Rinascimento privato, che è un romanzo storico che parla di Isabella d'Este, che mi era stato assegnato come compito estivo dalla mia prof di italiano, su cui poi ho fatto un lavoro multimediale che ho presentato in classe, in cui appunto parlavo di come attraverso l'arte, la storia e la poesia, argomenti appunto trattati in questo libro, io sia riuscita a ad avere un'immagine a 360 gradi sul Rinascimento italiano. E inoltre fare questo lavoro mi ha anche aiutato molto a sviluppare le mie abilità digitali e a combinarle con le materie umanistiche, con lo studio umanistico. Infine trovo che la forma mentis scientifica si applichi perfettamente alla logica della traduzione latina, che è ovviamente una materia caratterizzante del nostro indirizzo, la traduzione latina trovo comunque soddisfacente da un certo punto di vista, perché è molto simile alla risoluzione dei problemi matematici. Però la parte che preferisco dello studio del latino è sicuramente la letteratura, perché rimango sempre stupita di quanto questi poeti, nonostante siano vissuti in epoche lontanissime dalla nostra, riescano a veicolare messaggi universali e anche ad esprimere emozioni e sensazioni che sono senza tempo e che quindi ci arrivano perfettamente. Va bene, grazie Martina. Queste infatti sono delle immagini tratte dalla sua presentazione.
Il liceo scientifico assicura quindi la padronanza di codici linguistici differenti. Abbiamo parlato dei codici linguistici della matematica, della fisica, delle scienze, della letteratura, delle lingue straniere, ma questi codici linguistici differenti vengono acquisiti attraverso metodologie diverse, quindi accompagnate sicuramente dalla pratica laboratoriale, da percorsi multidisciplinari, da stage linguistici e da numerose attività extracurricolari, a cui già qualcuno dei ragazzi ha fatto riferimento. Ne ho citato qualcuno, ho citato qualche attività extracurricolare. I ragazzi dell'indirizzo scientifico partecipano volentieri a queste iniziative formative e riscuotono anche molti successi e riconoscimenti di vario tipo. Ci sono le Olimpiadi di matematica, ci sono le Olimpiadi di fisica, c'è cioè la squadra di matematica mista e femminile, ci sono le Olimpiadi di astronomia, la masterclass, eccetera, i laboratori teatrali, il giornalino d'istituto, il coro, i viaggi di istruzione. Per esempio il liceo scientifico ogni 2 o 3 anni effettua nel mese di maggio, che di solito non è un mese proprio deputato alle gite, un viaggio di istruzione in Sicilia per consentire la visione nel teatro greco di Siracusa di 1 o 2 tragedie greche. E poi ci sono scambi e stage linguistici, c'è il soggiorno sulla neve, la settimana di vela a Caprera, a cui partecipano volentieri anche i ragazzi dell'indirizzo scientifico. A questo proposito farei intervenire sia Emma e poi subito dopo anche Filippo. Allora, quindi tutto comincia in terza media, quando al momento della scelta mi trovavo ancora piuttosto indecisa e non avevo le idee chiare. Infatti da un lato mi piaceva comunque la matematica e la chimica, ma dall'altro sia scrivere che studiare letteratura, soprattutto italiana, erano delle mie passioni e quindi delle priorità per me. Per questo motivo scelsi l'indirizzo scientifico, anche perché il classico non mi sembrava adeguato, essendo fin troppo specializzato e essendo quello che cercavo appunto un indirizzo più completo che mi permettesse di avere delle conoscenze solide e più generali. Quindi appunto scelsi il Rospighi, che tutt'oggi si conferma essere la scelta migliore, in quanto mi consente sia di approfondire le materie scientifiche basilari, sia invece quelle umanistiche. Quindi ad oggi la nostra scuola offre una vasta gamma di progetti e laboratori extracurricolari che spaziano anche oltre l'ambito scientifico. Infatti in prima ho avuto la possibilità con tutta la mia classe di partecipare a un progetto teatrale in collaborazione con il Teatro Gioco Vita, in cui ci siamo focalizzati insieme anche ad alcuni tutor nella trasposizione più attuale possibile di alcuni miti greci che avevamo già studiato in classe. Questo laboratorio si è poi concluso con 3 giornate intensive di prove sul palco direttamente e poi uno spettacolo finale. Sempre parlando di teatro, grazie al viaggio in Sicilia ho avuto modo di assistere a 2 spettacoli teatrali, come parlava la prof, che sono stati l'Elena e le Troiane di Euripide. Sono stati entrambi molto affascinanti, non solo per quanto riguarda la performance degli attori, che sicuramente è stata ottima, ma soprattutto per la scenografia, che è stata ricca di effetti a sorpresa e effetti speciali. E sicuramente anche l'emozione di vivere questa nuova esperienza, di vedere questi spettacoli nuovi in un ambiente, in una location che è quella del teatro greco antico, è stata sicuramente la cosa più bella, perché ci ha proprio permesso di inserirci in questo ambiente unico e ricco di storia. Inoltre la scuola offre molte possibilità anche a chi vuole intraprendere uno studio dell'inglese più approfondito, ma non solo, ma anche di altre lingue. Infatti durante il biennio ho partecipato al corso dei laboratori opzionali per continuare il mio studio del tedesco, che era già cominciato alle medie, e di approfondirlo ancora meglio grazie alla presenza di ben 2 insegnanti madrelingua che mi hanno accompagnato per entrambi gli anni. Inoltre sempre in seconda ho partecipato ad uno scambio con l'Olanda che è durato per un totale di 2 settimane, in cui nella prima settimana ho ospitato questa ragazza
che poi ha seguito le lezioni qui nel nostro liceo, e nel mese successivo invece sono stata ospitata a mia volta ad Osterhout, che è la sua cittadina natale, e anche io ho frequentato le lezioni nel suo istituto. Questa esperienza in particolare è stata molto significativa per me, non solo per quanto riguarda l'effetto stimolante che ha avuto sulla lingua e sulla la mia conoscenza dell'inglese, ma soprattutto per il confronto culturale che c'è stato, perché comunque l'Italia e l'Olanda sono due paesi molto diversi, e che mi ha permesso di crescere moltissimo come persona innanzitutto, ma anche di ampliare il mio punto di vista e i miei orizzonti anche culturali. Inoltre, sempre parlando di progetti in inglese, in terza ho partecipato al viaggio a Canterbury insieme ad alcuni insegnanti durante la prima settimana di settembre. Durante le mattine seguivo le lezioni nell'Istituto Concord International, mentre nei pomeriggi il mio gruppo e i miei insegnanti, insieme a me ovviamente, abbiamo avuto modo di visitare le città maggiori inglesi, come ad esempio Londra e Brighton, e al termine di questa esperienza mi è stato consegnato un attestato di partecipazione. Infine, sempre in terza, ho partecipato a un corso in preparazione alla certificazione B2, questa volta con Cambridge, che ormai da sempre è partner del nostro liceo, e ad ottobre infine ho sostenuto poi l'esame. Invece, per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, sempre in terza, nel secondo quadrimestre, ho fatto questo progetto con IED Milano, che è stato molto interessante perché sicuramente è diverso dal solito, e durante questa esperienza il nostro tutor ci ha aiutato a appunto attualizzare un progetto che si è poi concluso con l'elaborazione di un prodotto finale, seguendo appunto la filosofia che ci era stata consegnata. E appunto l'esperienza allo IED sicuramente è molto stimolante e ci ha aiutato molto a ampliare i nostri orizzonti anche per quanto riguarda la scelta poi universitaria, e sicuramente ad acquisire competenze nuove che, come ad esempio la manualità, ma anche solo stimolare la creatività, che nella nostra scuola diciamo che non sono all'ordine del giorno, e quindi abbiamo avuto modo anche di espanderle durante questa esperienza. Ok. Grazie Emma. Quindi proprio a conferma della quantità anche di progetti e percorsi extracurricolari che la scuola offre anche agli studenti dell'indirizzo scientifico. Per quanto riguarda invece le attività più legate all'area matematica, abbiamo qui Filippo che saprà magari illustrarvi anche questa foto che ho messo. Buonasera a tutti, mi chiamo Filippo Sartori, frequento il quinto anno qui al liceo scientifico. Se dovessi fare un bilancio di questi 5 anni, di questo indirizzo che ho scelto inizialmente perché avevo una grande passione e ho ancora una grande passione per tutte le scienze, sarebbe sicuramente un bilancio molto positivo. A Respighi ho trovato da una parte una grande attenzione per tutti gli studenti e dall'altra la scuola mi ha anche offerto molte opportunità per coltivare le mie passioni nell'ambito delle scienze. In questo mio percorso l'esperienza sicuramente più significativa è stata quella della squadra di matematica. Questa esperienza, che ci tengo a sottolineare, è aperta a tutti, ragazzi e ragazze di tutti gli anni, dalla prima alla quinta. È una esperienza molto formativa, si crea un bel gruppo, qui potete vedere alcune foto. Un bel gruppo che ci tengo ancora a mettere l'accento sul fatto che nella nostra scuola, in controtendenza con molte altre scuole, il gruppo è formato, c'è un nutrito gruppo di ragazze, cioè sicuramente un valore aggiunto perché portano una freschezza che magari noi uomini a volte non abbiamo. In secondo luogo, la scuola mi ha dato l'opportunità di partecipare a una numerosa serie di competizioni e di stage, sempre le citava prima la professoressa, sempre secondo le mie passioni, quindi Olimpiadi di matematica, di fisica. Anche in questo periodo di Covid, di didattica a distanza, ho avuto l'opportunità, la scuola mi ha dato l'opportunità di partecipare a una masterclass organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
nell'ambito della ricerca della materia oscura. È stata una masterclass molto didattica, molto istruttiva, sono molto grato di aver avuto questa opportunità. Inoltre, in questi 5 anni sono state molto importanti le varie esperienze di laboratorio che abbiamo svolto nell'orario curricolare. Queste variano ovviamente a seconda del particolare argomento sia di fisica che di chimica. Qui abbiamo una foto a questo proposito di un esperimento che abbiamo compiuto l'anno scorso sulla luce. Eccoli con la foto con il fascio luminoso che passa attraverso un reticolo e forma quella particolare figura. Inoltre, parlando del mio percorso di scuola, alternanza scuola-lavoro, ne sono pienamente soddisfatto. Ho partecipato a un progetto di ricerca europeo chiamato AAAE, nell'ambito della ricerca dei raggi cosmici. È stata un'esperienza molto didattica, mi ha aperto una finestra su una realtà di ricerca e di studio che spero farà sicuramente parte del mio percorso universitario e spero anche del mio percorso anche lavorativo. Quindi queste sono alcune delle attività a cui ho avuto l'onore e la fortuna di poter partecipare. Grazie Filippo. Allora, ma poi perché scegliere l'indirizzo scientifico? Perché si studia ancora il latino? E si studia il latino che da sempre caratterizza la licealità. Ma davanti a questa affermazione qualcuno potrebbe chiedersi, ma che cosa serve ancora oggi il latino? Allora, lo studio del latino serve sicuramente per sviluppare competenze linguistiche e verbali, ma in un liceo scientifico io ritengo che sia particolarmente funzionale all'acquisizione dei metodi propri dell'indagine scientifica, quindi è funzionale proprio alle discipline scientifiche perché sviluppa operazioni mentali complesse che poi sono affini a quelle della matematica, della fisica. Quali sono queste operazioni mentali complesse? Scegliere ciò che è pertinente, formulare ipotesi e verificarle, scegliere il percorso più efficace tenendo conto delle variabili in gioco, per sintetizzare, quindi capacità di problem solving. Però mi rendo conto che il latino spaventi ancora, soprattutto i più giovani. E allora ho pensato di dare la parola agli studenti che l'anno scorso hanno affrontato questa stessa scelta. E ho riportato alcune loro affermazioni. Caterina dice: il latino vi darà grandi soddisfazioni. L'aspetto che più mi piace è il fatto che si intrecci con la storia e l'arte, ma soprattutto credo che dia solide basi in italiano e nella letteratura. Luca dice che il latino permette di conoscere attraverso l'etimologia molti nuovi vocaboli italiani di cui ignorava l'esistenza. Lorenzo sottolinea che c'è bisogno di molta continuità nello studio del latino. Chiaramente non è un segreto che si possa tradurre tramite le app, lo sa anche Lorenzo, però dice che all'inizio tradurre con le app sembrerà molto facile e veloce. Col tempo invece, senza le basi necessarie, ci si rende conto che non ci si riesce più ad orientare. In ogni caso, lo studio del latino non è più quello del passato, perché la dicitura adesso è lingua e cultura latina, quindi nel senso che ci si basa molto sulla ricostruzione anche della cultura e della civiltà dei latini. In ogni caso c'è anche Paola che dice che il latino è affascinante, per cui bisogna evidentemente superare il pregiudizio che molti la ritengano una lingua inutile e troppo antica. Bisogna studiarla e conoscerla prima di potersi esprimere. Chiaramente Talita osa dire che anche l'insegnante deve fare la sua parte per far apprezzare questa lingua antica. Ed effettivamente in un liceo scientifico gli insegnanti di lettere sono nella condizione ideale, perché non ci sarà mai una prova di stato di latino e quindi siamo nella condizione più giusta per far apprezzare ai ragazzi la disciplina, valorizzando tutti i progressi, tutto l'impegno che i ragazzi ci mettono nello studio di questa disciplina. Ma sentiamo magari Alice che frequenta la stessa classe dei compagni di cui sono state riportate le osservazioni.
Allora, io ho scelto questo indirizzo perché credevo fosse quello più completo e che una volta finiti gli studi mi avrebbe permesso di aprire il maggior numero di percorsi. Inizialmente ero già abbastanza convinta della scelta del latino perché mia nonna l'aveva studiato e me lo aveva consigliato e inoltre tantissime persone dicevano che il latino apre la mente e aiuta a ragionare in maniera migliore. Inizialmente anch'io però avevo un po' paura perché credevo fosse una materia complicata, ma in realtà se ci si impegna e si studia, il latino poi viene molto più facile e diciamo, è più divertente anche tradurre. Ovviamente non è una materia da prendere sotto gamba perché è sufficiente non studiare un pezzo o perdersi dei pezzi di spiegazione e poi fare fatica nelle traduzioni. Infatti, per questo motivo, gli insegnanti cercano di farci partecipare in maniera attiva in tutte le lezioni, sia a distanza sia in presenza, per permetterci di studiare in maniera costante tutte le volte. Inoltre, molti considerano il latino una lingua morta, ma in realtà non è proprio così. Infatti, il latino si collega molto bene con le materie come storia e storia dell'arte e ci permette di capirle in maniera migliore, perché molti termini utilizzati ad esempio nella storia derivano appunto dal latino, come alcuni organi politici dell'antica Roma, come il Senato. Per questo noi quest'anno abbiamo svolto diversi lavori di gruppo, come questo lavoro che abbiamo fatto sulla Domus. Il mio gruppo ha approfondito questo aspetto della civiltà romana. L'anno scorso invece avevamo svolto una specie di gioco, sfida sul lessico di base del latino, per il quale ci eravamo preparati a coppie. Inizialmente si pongono le basi e quindi si studiano le declinazioni, i verbi, e questa parte sembra un pochino più noiosa, ma è fondamentale studiarla bene per poi riuscire a tradurre dalla seconda in poi le versioni, che diventano sempre più divertenti e più facili. Va bene, grazie. E poi, per finire, un liceo scientifico sviluppa quindi competenze trasversali tali da garantire l'accesso a tutte le facoltà universitarie e talvolta anche l'inserimento in percorsi professionali di vario genere. A questo proposito ho chiamato alcuni ex alunni che ormai sono all'università. Due di loro sono al terzo anno, quindi hanno appena concluso la laurea triennale, e altri due invece sono al sesto anno e quindi sono fuori da questa scuola da 6 anni e quindi sono già inseriti nel mondo lavorativo. Quindi io, a testimonianza di quanto il liceo Respighi possa aver contribuito alla loro formazione, chiamerei Chiara prima e Elena dopo. Allora, buonasera a tutti. Io sono Chiara, sono uscita dallo scientifico nel 2017 ormai, e a differenza dei colleghi che parleranno dopo di me, io ho scelto un indirizzo, diciamo un corso di laurea molto umanistico all'università, perché io diciamo che già dalle medie escludevo il liceo scientifico a priori. Poi però, grazie ad un open day, mi sono dovuta ricredere, proprio qui il Respighi per mille motivi mi è piaciuto molto. Ho deciso di iscrivermi allora all'indirizzo tradizionale e devo dire che allora sicuramente ho capito che le materie scientifiche non sono il mio campo, quindi ci sono stati un po' di alti e bassi, e magari negli scritti di fisica, matematica o chimica non andavo un granché bene, però poi la teoria la studiavo, quindi diciamo che anche i professori mi hanno aiutato, a me come altri ragazzi che magari avevano qualche difficoltà, cioè dal lato umano sono stati tutti sempre molto bravi, e quindi anche io diciamo che poi, per non spaventare nessuno, non me la cavavo tanto nelle verifiche, perché non perché gli argomenti fossero estremamente complessi, perché è ovvio che un po' la difficoltà aumenta andando avanti, ma questo è normale, è che a me non piacevano, quindi io chiudevo la testa, non mi volevo impegnare, non fate come me, io non mi ci mettevo proprio, e pazienza, è andata così. Però poi tutto sommato non sono stata mai né bocciata né rimandata, e anzi ne sono uscita poi alla maturità con un voto che non avrei mai pensato di prendere, quindi ho avuto anche la mia grande soddisfazione alla fine. E come dicevo,
all'università mi sono iscritta a una laurea triennale che pochi conoscono perché è molto nuova, linguaggi dei media, che ha a che fare con la comunicazione mediale. Io mi sono specializzata in pubblicità, ma avrei potuto scegliere di fare anche cinema, teatro, giornalismo, quindi assolutamente materie umanistiche. Anche la pubblicità non l'ho mai analizzata dal punto di vista economico, quindi numeri mai visti. Mi sono laureata a settembre e poi ho deciso di continuare, sempre in Cattolica Milano, sempre con un focus sulla comunicazione mediale. Però adesso, che è il punto a cui volevo arrivare, nella laurea magistrale che sto frequentando, ho incontrato, mio malgrado, i numeri, perché ad esempio uno dei corsi che frequento è economia aziendale e quindi qui devo fare, insomma, ci sono dei calcoli, è tutto fuorché umanistico come discorso. Però devo dire che mi ci sto approcciando in un modo completamente diverso, perché sicuramente la Chiara che è entrata a Respighi anni e anni fa non è la Chiara che ne è uscita, nemmeno quella che è entrata all'università, perché a me come materia, cioè, è innegabile, non mi piace lo stesso, io i numeri non ci stiamo simpatici, però la sto affrontando in una maniera completamente diversa rispetto a prima, quindi non c'è più magari il rigetto che avevo un tempo, ma mi ci sto mettendo di impegno e quindi poi l'esame andrà come andrà, non lo so, però insomma ci sto provando seriamente. E questo credo sia una delle cose più belle che questo liceo mi ha dato, cioè mi ha fatto maturare, mi ha cambiato in meglio, anche perché come è stato detto, secondo me, cioè, c'è veramente un equilibrio molto forte, giusto tra le materie scientifiche e quelle umanistiche. Io non ho mai percepito uno squilibrio, cioè è una cosa che avrei voluto dire prima di leggerla nella presentazione, ed è vero. E soprattutto poi, come è stato anche detto, il latino, che mi viene sempre chiesto durante gli open day, perché non è il primo cui partecipo. Il latino, come hanno detto giustamente anche le altre ragazze, non è una lingua morta, cioè sicuramente nessuno vi saluterà mai per strada in latino, su questo siamo d'accordo, però ti dà veramente un modo di pensare, un modo di porti davanti ai problemi che è molto più analitico, molto più scientifico di quanto non si sia portati a credere. Perché il latino puoi studiare le regole, cioè è giusto studiare la grammatica, però poi la devi sapere applicare. E è come in matematica, che si studiano le formule, però poi bisogna pensare a come applicarle nel contesto dei problemi e degli esercizi. Quindi sicuramente è un percorso equilibrato che ti apre davvero tante porte e ti cambia di solito in meglio, come è stato per me. Okay. Grazie Chiara. Passiamo la parola ad Elena. Buonasera, mi presento, sono Elena Sacchetti, mi sono diplomata ormai 4 anni fa e ora quest'anno ho conseguito la laurea in economia e gestione aziendale e attualmente frequento il primo anno di magistrale in International Management presso l'Università Cattolica di Milano. Allora, cosa dire? Io sono stata invitata per parlare un po' di quelli che sono stati i miei 5 anni all'interno di questo liceo e soprattutto quello che mi sono portata dopo questi 5 anni negli anni seguenti. Allora, appunto, come un po' tutti, alle medie, appena sono uscita dalle medie, non sapevo cosa avrei voluto fare, cioè qual era il mio obiettivo nella vita, ovviamente, quali erano le mie passioni, cioè le cose in cui dovevo forse puntare di più. E un po' sotto consiglio anche dei miei genitori, mi sono affidata a loro e mi sono iscritta al liceo Respighi. E io non posso che dire, dopo 10 anni ormai, che è stata la scelta veramente più giusta che potevo fare. Quindi sono molto contenta perché praticamente in questi 5 anni di liceo vieni formato da ogni punto di vista, quindi sia da un punto di vista appunto matematico, quindi in questi 5 anni sviluppi la logica, fisica, sia da un punto di vista più umano, quindi letteratura, e anche da un punto di vista di lingue. Quindi uscito, ai 18 anni arrivi con un bagaglio proprio a 360 gradi, quindi hai tutta la libertà di scegliere quello che fa per te. Cioè, e secondo me questo è il regalo più grande che un liceo può fare, arrivare alla fine del percorso che
hai tutte le porte aperte, puoi scegliere da appunto un percorso umanistico, da un percorso che ti porterà appunto a economia, a un percorso invece più medicina, ingegneria. E questo l'ho visto anche dal fatto che i miei compagni di classe, ognuno di noi ha preso appunto una scelta diversa, una scelta che comunque ha preso con la grandissima consapevolezza che era pronto, perché abbiamo avuto veramente una educazione, degli insegnamenti a 360 gradi. E appunto riguardo a questo, altra cosa molto importante secondo me, è che c'è un grande bilanciamento tra lo studio, perché io non posso dire che non ho studiato e che non ho fatto le notti, anzi ce ne sono state tante di notti di studio folle, e ringrazio sinceramente per questo, perché io adesso gli esami con la forma mentis che ho preparato, con il metodo di studio che ho imparato in 5 anni, sinceramente non ho mai avuto grandi problemi. E altra cosa, appunto, bilanciare lo studio con le esperienze. La cosa bella del Respighi è che mi ha dato tantissimi input, mi ha dato tantissimi stimoli. Per esempio, ho ospitato una ragazza australiana per 3 mesi, questo mi ha permesso di parlare quotidianamente inglese e di avvicinarmi ad una cultura che sinceramente mai avrei pensato di approcciare, e anche di mettermi soprattutto in gioco. Quindi per esempio ho fatto un exchange ad Harrogate, quindi un exchange di 2 settimane, dove sono andata per 2 settimane in Inghilterra, e quindi frequentavo il liceo inglese, e invece poi ho questi ragazzi inglesi sono venuti a Piacenza e hanno frequentato appunto il Respighi. Tutte queste cose io mi accorgo che se non le avessi fatte, e soprattutto se non avessi avuto insegnanti come quelli che ho avuto la fortuna di incontrare, che mi hanno sollecitato a mettermi in gioco, non aver paura, a fare cose nuove, come per esempio ho partecipato dal 4° anno al Parlamento Europeo Giovani, cosa che sinceramente non avrei mai pensato di fare in tutta la vita. Tutte queste cose mi hanno molto aiutato in questo percorso, che poi è l'università, dove se non ti metti in gioco, anche nel mondo del lavoro, se non ti metti in gioco, se non hai paura di sbagliare, non hai paura di viaggiare, non hai paura di incontrare nuove persone, soprattutto fare cose che non pensavi di poter fare, non vai da nessuna parte, a mio parere. Quindi io devo ringraziare fortemente Respighi per avermi fatto aprire gli occhi su tantissime cose e avermi insegnato proprio che c'è lo studio, bisogna lavorare tantissimo, bisogna imparare a studiare, ad avere un metodo di studio, ma poi bisogna anche darsi una mossa, darsi un obiettivo e soprattutto rischiare. Grazie. Grazie Elena. Allora, sentiamo quasi per finire Agnese e poi Giacomo. Buonasera a tutti, io sono Agnese e sono un medico e sono uscita dal liceo Respighi nel 2014, quindi ormai 6 anni fa. E rischierò di ripetermi, però vedo che tanti di noi hanno scelto questo tipo di indirizzo proprio perché è un indirizzo completo, e questo è vero. Quando alle medie raramente si sa appunto cosa si vuol fare da grandi, e anche se si sa, poi comunque tranquilli che cambierete idea. Io per esempio avevo la passione delle lingue, delle materie scientifiche, e quindi ho scelto il liceo Respighi perché appunto per l'attenzione per le materie scientifiche, che però non lascia mai da parte le materie umanistiche, e perché mi dava l'opportunità di fare alcune materie in lingua inglese, comunque di studiare 2 lingue, in particolare l'inglese. Questo mi ha permesso poi appunto di finire il liceo sentendomi tranquilla ad affrontare qualunque percorso che ovviamente presenterà delle difficoltà, ma mi sentivo di avere gli strumenti per affrontare qualunque percorso, come me i miei compagni di classe, nel senso che tutti quelli che hanno fatto il test di medicina sono entrati, tutti quelli che hanno fatto il test di architettura sono entrati, stesso discorso per il Politecnico e per gli altri percorsi che ognuno di noi poi ha scelto. E a medicina quello che mi sono portata dietro dal Respighi è stata la capacità di affrontare una grande mole di studio, a volte anche in poco tempo, comunque conciliando diverse materie, e quindi la capacità di organizzarsi, la capacità di fare collegamenti,
e soprattutto la capacità di affrontare una materia e poi una carriera che sì, è in ambito scientifico, ma in realtà secondo me e secondo tanti altri ha molto di umanistico ovviamente. Quindi anche appunto l'attenzione che c'è stata per la letteratura italiana e quindi anche tutti gli spunti che ci sono stati dati durante il liceo ti aprono delle prospettive che tu con la tua vita, cioè durante la tua vita quotidiana non incontreresti e non dovresti affrontare, no? Quindi questo è molto utile. Poi per esempio nel mio campo, dove ogni volta è davanti a una persona completamente diversa che nasconde cose diverse, no? E saper affrontare la sorpresa, saper leggere fra le righe è una cosa che sicuramente ho appreso anche durante il liceo per il tipo di formazione, per il tipo di insegnanti che ho avuto. Quindi questo, cioè secondo me il liceo Respighi, il liceo scientifico in ogni caso, ti prepara per quello che sceglierai di fare, cioè ti darà gli strumenti per affrontare qualunque percorso e a noi ha dato anche la possibilità a ognuno di approfondire cose diverse, appunto le gare di matematica, di fisica, gli scambi, il mio anno c'era stato anche un viaggio in Israele, l'orchestra, il coro, quindi anche l'aspetto musicale. Io venivo dal Conservatorio Nicolini, ho avuto la possibilità di portare avanti due percorsi in parallelo e appunto la maggior parte delle volte incontrando anche persone, strutture, orari che permettono di farlo, cioè permettono di variare, di spaziare e insomma di esplorare cose che magari non avresti pensato di esplorare prima. Questo. Grazie Agnese. L'ultimo è Giacomo. Ecco, buonasera, io sono appunto l'ultimo, concludo, sono un ex compagno di liceo di Agnese, quindi ormai siamo usciti 6 anni fa, dopodiché io ho fatto il Politecnico di Milano, ho fatto Ingegneria Matematica e adesso sono un ricercatore in matematica, diciamo un dottorando all'Università Tecnica di Monaco in Germania. Dunque io, a differenza di molti altri, alle medie sapevo esattamente cosa volevo fare, sapevo che mi piaceva moltissimo la matematica, e allora ho scelto lo scientifico, ho scelto Respighi, non sapevo però se proprio avrei voluto fare quello nella vita, quindi per tenermi aperte un po' tutte le possibilità ho scelto anche un indirizzo che mi consentisse di esplorare un po' tutto, anche a me interessava poter approfondire anche l'inglese e vedere anche le altre lingue che comunque poi si sono, soprattutto anche nel mio caso che adesso lavorando all'estero, si sono rivelate molto importanti. Quindi sì, un liceo scientifico che ti permette sicuramente di approfondire nella maniera giusta, in maniera rigorosa e profonda le discipline scientifiche, quindi matematica, fisica, chimica e quant'altro, che però, e quindi anche rispetto a queste discipline permette di fare delle esperienze, già ne ha discusso l'altro ragazzo, io per esempio ho fatto anche la squadra di matematica che è stata un'esperienza molto bella, molto, molto divertente, molto appassionante, che mi ha permesso ancora di più di capire che fosse quella insomma, le discipline che veramente mi interessavano e poi appunto si creava anche questo gruppo di squadra molto, molto bello a mio parere, che però appunto non lascia senza approfondire anche le materie umanistiche, l'italiano, la filosofia, la storia e diciamo, sebbene io in ambito universitario mai ho dovuto affrontare un esame di italiano, di latino, di non voglia, però questo mi ha consentito sicuramente di imparare a studiare, di imparare a gestire il tempo, di dover condensare magari quando ci si trovava a dover studiare 80, 100 pagine di una materia e si aveva poco tempo magari perché non ci si era organizzati nella maniera giusta. Uno era costretto a doversi organizzare, a dover sapere quando fare cosa, come farlo e questo è molto utile, anche se sia che si studi una materia scientifica, che si vada a fare ingegneria, o, come nel mio caso, che si vada a fare qualcos'altro, come ha detto Agnese. E, d'altro canto, sicuramente avendo fatto uno scientifico, questo ti dà una preparazione in matematica che ti consente, arrivato a fare una facoltà scientifica, ma qualsiasi che sia matematica, fisica, chimica o economia, ovunque ci sia un esame che vada sotto il nome di analisi 1 o matematica generale, praticamente sono cose che hai già fatto al quinto anno. Quindi io ho visto anche al Politecnico, rispetto ai miei compagni di corso che avevano fatto non lo scientifico ma altre scuole, si aveva una marcia in più perché sostanzialmente si era già visto tutto.
Quindi sì, mi ripeto perché l'hanno già detto tutti, però mi sembra che la caratteristica principale sia un'ottima preparazione nelle materie scientifiche, ma senza avere riguardo, avendo riguardo anche per le materie umanistiche, questo da una preparazione solida che ti consente bene o male di affrontare tutto. E devo dire, con successo, non parlo per me, ma più in generale anche tutti i miei compagni di classe, quello che hanno provato a fare, sono riusciti a fare, chi voleva entrare in una certa università c'è entrata, e quindi direi che è una buona prova di come dia conoscenze solide questo liceo. Grazie. Quindi ritengo che siano molto più credibili gli alunni e gli ex alunni di quanto magari potessi dire io a parole, perché sono comunque un insegnante, quindi sono di parte. Quindi concludo dicendo che il liceo scientifico rimane ancora un percorso stimolante, impegnativo, ma capace ancora di sorprendere ed orientare, quindi una scelta che oggi, come anche ieri, può continuare a fare la differenza. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Emanuela, e anch'io ci tengo a ringraziare moltissimo tutti i ragazzi che sono intervenuti, sono stati numerosi e direi che il loro intervento è stato, insomma, spero anche per voi interessante. Allora, intanto c'è qualche domanda, quindi intanto che rispondiamo a queste, chi vuole porre domande lo faccia pure. Due domande sono più tecniche su discipline che sono il tuo pane quotidiano, okay. Per cui una domanda è sull'italiano, sì. E si chiede se è particolarmente impegnativo oppure no. No, tutti gli insegnamenti sono fortemente guidati da noi insegnanti. I ragazzi hanno già detto che usiamo molto una pratica laboratoriale, quindi lavoriamo molto in classe, e adesso anche con la didattica a distanza la necessità del confronto continuo e del lavoro sinergico tra insegnante ed alunno si è manifestata ancora di più. Quindi non devono preoccuparsi, perché è tutto guidato e tutto mediato dagli insegnanti. E invece l'altra domanda a proposito del latino, e si chiede se il metodo Natura viene adottato in tutte le prime oppure no. Sì, nella nostra scuola ci sono due metodi di insegnamento del latino. C'è il metodo che io chiamo tradizionale, che poi è quello funzionale di cui parlavo, funzionale allo studio della matematica, e poi c'è il metodo Natura o metodo Orberg. Sono entrambi due metodi assolutamente uguali, nel senso che arrivano a sviluppare le stesse competenze. Partono forse da due presupposti un po' leggermente diversi. Il metodo Orberg ha una visione un po' più globale, quindi parte dal testo per ricavare via via le strutture sintattiche. Nel metodo tradizionale magari si fa a volte il contrario, ma non è neanche detto. Quindi, secondo me, sono entrambi funzionali allo sviluppo delle competenze che si richiedono ai ragazzi. Il metodo Orberg non è detto che parta su tutte le prime sempre, perché dipende dagli insegnanti assegnati alle singole classi. Ogni insegnante mantiene il metodo che preferisce, ma sono funzionali entrambi. Sì, quindi perché magari qualcuno ha sentito le altre presentazioni, per cui trovate il metodo Orberg applicato nelle prime sperimentali, per cui lo trovate al quadriennale, al musicale. Sul tradizionale invece c'è più diciamo varietà, per cui potrebbe essere adottato il metodo Orberg oppure un metodo appunto funzionale di cui, che abbiamo poi esposto in questo caso oggi, sì, stasera. Allora, dunque un'altra domanda invece è relativa all'utilizzo dell'iPad, quindi si chiede se anche nell'indirizzo scientifico viene utilizzato l'iPad. Assolutamente sì, cioè i ragazzi ormai già da tantissimi anni qui in questa scuola usano l'iPad sempre, anche nelle materie umanistiche, cioè non solo nelle materie scientifiche, lo usano e lo sanno anche usare molto bene, cioè lo usiamo tutti, anche noi insegnanti. È diventato uno strumento didattico quotidiano, che usiamo quotidianamente. Per cui su tutti gli indirizzi questo viene richiesto. Ci sono alcune domande sui laboratori opzionali, per cui magari faccio un breve riassunto e poi se... quindi si chiede se bisogna scegliere un solo laboratorio opzionale, assolutamente sì,
perché i laboratori avvengono tutti contemporaneamente, sono a classi aperte, per cui in quel momento, in quelle due ore settimanali, le classi si dividono a seconda del laboratorio che hanno scelto e i vari studenti si riuniscono in un nuovo gruppo classe. Quindi il laboratorio è obbligatorio, impegna per due unità orarie settimanali per il biennio. Il momento si chiede in cui iscriversi al laboratorio è quello dell'iscrizione, per cui una volta che, quando compilerete la domanda di iscrizione, sceglierete il liceo Respighi, compilerete in quell'occasione anche, insomma, sceglierete il laboratorio opzionale. Vi dicevo, è biennale perché nei primi due anni è obbligatorio. Alcuni laboratori possono essere proseguiti anche nel biennio successivo, quindi in terza e in quarta, però sono facoltativi a quel punto. Quindi un'altra ragazza, Eleonora, chiedeva se il laboratorio di spagnolo di tedesco può proseguire dopo il biennio. È una scelta, perché il laboratorio opzionale multilingue, quindi quello che vi permette di affrontare una seconda lingua straniera, è tra quelli che è appunto proseguibile anche nel biennio successivo. Dunque, si può scegliere tra metodo tradizionale oppure Orberg? In realtà no, è una scelta dell'insegnante, no? Con l'idea che ogni insegnante rende meglio su un determinato, crede insomma nel determinato metodo che decide di adottare, e quindi non è una scelta dello studente. Ho lasciato invece, c'erano alcune domande che sono state fatte quando venivano presentate le varie attività extracurricolari, e quindi si diceva se i viaggi in particolare sono legati a determinati laboratori o attività, oppure sono aperti a tutti gli studenti. Sì, in generale sono aperti a tutti gli studenti, soprattutto le attività del Dipartimento di Educazione Fisica. Il laboratorio teatrale è aperto a tutti, la partecipazione di solito è garantita maggiormente dagli studenti dell'indirizzo scientifico, proprio perché hanno questa passione anche per le materie umanistiche, però tutti gli studenti possono partecipare al laboratorio teatrale pomeridiano. I laboratori intensivi di teatro solitamente vengono rivolti prima alle classi del tradizionale, ma qualche volta anche a classi di altri indirizzi. E in generale anche i viaggi, a parte il viaggio in Sicilia, che di solito è esclusivamente rivolto alle classi del tradizionale, anche gli altri indirizzi possono aderire a viaggi di vario genere. Benissimo. Dunque, quante ore di latino ci sono nell'indirizzo tradizionale? In tutti gli indirizzi ci sono 3 ore di latino. Quindi sono 3 ore per 5 anni. E dunque ci sono materie in inglese. Allora, c'è la possibilità di scegliere il laboratorio opzionale CLIL, in cui vengono fatte matematica, fisica e biologia o chimica, insomma, sì, in inglese, a cui diciamo che può dare accesso anche alla certificazione ai GCSE. Nell'indirizzo, diciamo, scientifico non è previsto un CLIL specifico curricolare, per cui potete fare queste materie scientifiche in inglese se scegliete il relativo laboratorio opzionale. Leggo anche, gli orari dei laboratori sono compresi con l'orario settimanale? Sì. Sì, quindi quando sono obbligatori, quindi nei primi due anni, sono assolutamente curricolari e quindi al mattino. Sì. Nel biennio non si prevede nessuna ora di lezione il pomeriggio. Al pomeriggio ci sono alcune attività extracurricolari, appunto. Facendo sport a livello professionale si riesce a combaciare lo sport e la scuola? Sì, assolutamente sì, anche nell'indirizzo scientifico abbiamo avuto dei ragazzi impegnati a livello agonistico, chi faceva nuoto e chi faceva anche altre discipline, e sono riusciti con impegno naturalmente a conciliare
le loro passioni con lo studio. Certo, no, prima c'era Agnese che parlava del conservatorio, e quindi se pensate a attività appunto di, in quel caso musicali, o attività sportive, eccetera, ci sono tanti ragazzi, insomma, che stanno frequentando il liceo in questo momento, e che è chiaro che ci vuole, vi diceva anche Agnese, no, una buona organizzazione per conciliare tutti gli impegni. Un'altra domanda, dunque, quante ore di sportello di studio? Quindi credo due ore al pomeriggio o un'ora? No, sportello di studio, quindi secondo sarà me sarà quello di sostegno allo studio. Quindi un'ora per materia, qualche volta anche due, dipende dall'offerta in quel caso, sì, in tutte le discipline. Sì. E poi per quanto riguarda il laboratorio multilingue, bisogna avere delle basi o si può iniziare da zero? Si può iniziare da zero, assolutamente sì, ci sono diversi casi. Quante ore di attività fisica ci sono? Di differenza tra un indirizzo scientifico e quello sportivo? Ok, anche prima, no, c'erano domande di confronto tra l'opzione scienze applicate e lo sportivo. Intanto sicuramente vi... immagino, no, chi ha fatto questa domanda sia indeciso tra questi indirizzi, per cui consiglio a tutti di seguire la presentazione anche degli altri indirizzi. I quadri orari li trovate sul sito nella sezione dell'orientamento. Ora, se andiamo così per macro differenze, sicuramente non nell'indirizzo scientifico trovate il latino, che negli altri indirizzi non c'è. L'indirizzo sportivo propone delle materie diciamo teoriche legate allo sport, cioè diritto dello sport, eccetera. Da cui appunto di cui sentirete parlare. Più ore di educazione fisica, però ci sono anche ore di teoria di educazione fisica. Sì. Nell'indirizzo scienze applicate le ore di scienze sono 5, credo. Credo 4, anch'io. Se andiamo a memoria. Ricordo, però direi che sulla diciamo il confronto in specifico dei diversi quadri orari riuscite a farlo tranquillamente, perché sono tutti pubblicati, insomma. Dunque, aspetta che magari c'è un'altra domanda: quante ore di latino ci sono nel tradizionale? Sono sempre tre. E quanto nelle scienze applicate non si fa latino, non si studia, per cui zero. Nemmeno al momento dell'iscrizione si può scegliere il metodo per il latino? No, perché non è una scelta dello studente, insomma, è una scelta dell'insegnante, e quindi è impossibile saperlo in anticipo. Sto guardando se ho dimenticato qualcosa. Uno sport, dunque, questo l'abbiamo detto. No, mi sembra che abbiamo risposto a tutte le domande. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro di vedervi. Certo. Di vedervi iscritti in questa scuola, e che altro dire? Va bene, allora vi ringrazio anch'io. Vi ricordo che quindi sul sito del Liceo Respighi, alla sezione orientamento in entrata, trovate una serie di materiali. Vi ricordo che le registrazioni degli open day passati, e poi anche di questo, se volete, magari avete perso l'inizio, eccetera, li potete rivedere tutti. Se vi vengono in mente domande che non siete riusciti, aspetta che c'è una domanda in extremis. Allora, l'iscrizione entro quando va effettuata? Questo per tutti gli indirizzi. Le iscrizioni si aprono il 4 gennaio, si chiudono il 24-25 gennaio. E poi ci ringraziano anche loro. Bene. Vi dicevo, se per caso avete così qualche altro dubbio, potete sempre scrivere. L'indirizzo mail è orientamento@liceorespighi.it, e allora vi do appuntamento io per i prossimi due venerdì con la presentazione, quindi l'11 dicembre dell'opzione scienze applicate, e il 18 dicembre con l'indirizzo sportivo. Grazie mille. Grazie, buonasera a tutti.